Fano piange la scomparsa dell'imprenditore Oscardo Severi, già presidente del Motor Club Lucio Ricci e ideatore del concorso di umorismo e satira Cartoon Sea. Lavori di manutenzione straordinaria sulla superstrada Fano-Grosseto nel tratto Serungarina-Fano, sopralluogo dell'assessore regionale Baldelli, stop ai cantieri nei picchi del traffico estivo. Presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici a Pesaro, l'avvocato Perricci sporge denuncia e commenta, il comune andrebbe commissariato. Ciclabile, nuovo marciapiede, 14 posti auto in più e il progetto di riqualificazione di Viale Dante Alighieri che parteciperà al bando regionale per la sicurezza stradale. Sarà il Fano Calcio, la società finanziata all'80% dal consorzio Fano Sport, mentre il restante 20% sarà dedicato alle altre attività sportive. Entra nel vivo la festa del mare di Fano tra momenti musicali e buon cibo. Domenica le celebrazioni e l'uscita in barca, mentre la sera il tradizionale spettacolo pirotecnico. A Marotta grande successo per il Festival degli anni 80, questa sera in piazza dell'Unificazione la Disco 80, grande attesa per il concerto di Raffa alla Molo Arena. A Montecchio di Vallefoglia dal 5 al 9 agosto torna il Festival delle Commedie Dialettali, a partecipare le compagnie di Vallefoglia, Pesaro e Urbino. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con il decesso dell'imprenditore fanese Oscardo Severi. Ad esprimere cordoglio anche il sindaco Luca Serfilippi, che lo ha definito un pilastro della nostra comunità. Il servizio di apertura è di Massimo Foghetti. È deceduto nelle prime ore di questa mattina Oscardo Severi, l'imprenditore della SEA Group, la società fanese che si occupa principalmente di sicurezza sul lavoro, ma anche di ambiente e rifiuti. Era un imprenditore illuminato che era riuscito a sviluppare la sua impresa dal livello locale a quello regionale e poi nazionale, operando in un settore, quello della sicurezza degli ambienti di lavoro, quanto mai emergente, dato il verificarsi, purtroppo, di sempre più incidenti. Uno dei primi ad esprimere le sue condoglianze e a rilevare come Fano perda un personaggio di valore è stato il sindaco Luca Serfilippi, che ha messo in evidenza come Oscardo Severi sia stato un pilastro della nostra comunità. Un vero pioniere, ha detto, avendo promosso una riflessione profonda su temi cruciali come i diritti e le disuguaglianze attraverso Cartoon Sea, il premio nazionale di umorismo e satira che lui ha lanciato. Inoltre, come presidente del Motor Club Lucio Ricci, ha saputo trasmettere la sua passione per i motori. Le mie più sentite condoglianze, ha espresso il sindaco, vanno a tutti i suoi familiari e amici. Serfilippi ha messo in evidenza le tre caratteristiche che hanno improntato la vita di Severi. Quella di imprenditore, messa in evidenza anche da Giacomo Mattioli, l'attuale presidente dell'ASET SPA, dipendente della ditta, ora in aspettativa, che deve ad Oscardo Severi la sua formazione lavorativa. Quella di aver lanciato il concorso Cartoon Sea, un'idea geniale che attraverso l'umorismo e la satira induce alla riflessione sui temi più attuali del rispetto dell'ambiente e quella della sua passione per i motori, come collezionista d'auto d'epoca e come ex presidente del Motor Club Lucio Ricci. Coloro che volessero tributare l'ultimo saluto a Oscardo potranno recarsi domani dalle 14 alle 19 e domenica dalle 8 alle 12 alla camera mortuaria dell'ospedale Santa Croce. Poi lunedì mattina alle 9 la salma sarà tumulata direttamente al cimitero urbano, così come la volontà della famiglia. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli oggi ha effettuato un sopralluogo sulla superstrada Fano-Grosseto, dove sono in corso i lavori di rigenerazione del manto stradale. I cantieri si fermeranno nei picchi del traffico estivo. Cantieri e investimenti senza sosta con la giunta Acquaroli. Oggi siamo sulla superstrada che collega Fano con l'entroterra e collegherà in futuro Fano con Grosseto per una rigenerazione complessiva di questo asse stradale.
un fondo che non teneva da decenni, che viene completamente ricostituito. Infatti si parla di rigenerazione di questa superstrada, con oltre 12 milioni di euro complessivi già spesi nel tratto tra Fano e Colli al Metauro, e vogliamo proseguire verso Fossombrone. Qui che cosa stiamo facendo? Stiamo andando nella direzione Monte Mare e si rigenererà per 60 centimetri il terreno per reggere il passaggio dei mezzi e per recuperare quel dissesto che doveva essere recuperato da tanto tempo e che nessuno aveva mai realizzato. Ma cerchiamo di coniugare sicurezza anche con il turismo. Infatti ANAS ha raccolto il nostro appello, sospendere i lavori nel fine settimana nei picchi del turismo per poi riprenderli ad inizio settimana e concluderli prima di Ferragosto, perché stiamo molto attenti alla sicurezza, ma stiamo attenti anche agli operatori economici. Poi continueremo, perché da fine agosto per settembre, oltre a questo, a questi 2,5 chilometri che stiamo realizzando, realizzeremo un altro 1,8 chilometri, sia in direzione Fano tra Bellocchi e Fano Sud, sia nel tratto di Calcinelli, dove nello svincolo c'è bisogno di un intervento di risanamento profondo. Questi sono i lavori pubblici che ci piacciono, questi sono i lavori pubblici che rilanciano l'economia del nostro territorio, questi sono anche i lavori pubblici che fanno far bella figura al nostro turismo. A Fano e nelle nostre città dell'entroterra si può arrivare in sicurezza grazie a questi investimenti che in tutte le Marche rappresentano in soli 45 mesi di giunta Acquaroli oltre 4 miliardi di euro. La Polizia Postale delle Comunicazioni di Pesaro è venuta a conoscenza di un tentativo di frode informatica. La vittima è stata contattata dai criminali in un primo momento mediante il numero telefonico apparentemente vero del servizio clienti di una nota banca e successivamente dal numero apparentemente vero dell'ufficio della Polizia Postale di Pesaro, mediante il quale l'interlocutore si presentava come ispettore Rossi. Nel corso della chiamata i malviventi hanno rappresentato all'utente varie problematiche legate al proprio conto corrente al fine di convincerlo a spostare i suoi risparmi in altri conti correnti definiti sicuri. È opportuno ricordare che la Polizia Postale non chiede in nessun caso di effettuare telefonicamente spostamenti di denaro e la cittadinanza è invitata a contattare lo stesso ufficio per ogni caso in cui sussistano dubbi su comunicazioni telefoniche di questo tipo. La Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso l'allerta meteo gialla per temporali valida per la giornata di domani, sabato 3 agosto. Nel dettaglio, per il pomeriggio di sabato, attesi temporali anche di forte intensità che dalle zone appenniniche si sposteranno verso la fascia collinare e costiera. Il comune di Pesaro andrebbe commissariato, sono le parole dell'avvocato Pia Perricci, che nei giorni scorsi ha sporto denuncia sulle presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici. Nei giorni scorsi ho presentato una denuncia e non un esposto presso l'arma dei carabinieri, il comando provinciale, in maniera tale da lasciare traccia. E per quanto riguarda quello che sta succedendo qui a Pesaro e soprattutto vista le dichiarazioni dell'assessore Belloni, che pacificamente ha dichiarato che una determina è totalmente falsa. La denuncia è stato un atto dovuto, perché tutti i cittadini dovrebbero denunciare, ma soprattutto perché in questa maniera io ho potuto dare l'assist e la notizia e quindi la segnalazione anche alla Procura della Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica e all'ANAC, perché devono intervenire tutti gli enti, ognuno per il proprio campo, per fare chiarezza a Pesaro, perché a Pesaro, come ho già detto, non c'è una cappa, c'è proprio l'oscurità. Trasparenza amministrativa non c'è mai stata, perché per 80 anni la destra e la sinistra sono sempre andati d'accordo a braccetto, tant'è vero che è vero che la sinistra ha fatto tutti a questi affidamenti diretti, ma non ci scordiamo che c'era una commissione di garanzia dove c'era la destra all'interno e non ha mai segnalato nulla in tutti questi anni. Come si è arrivati a questa situazione?
Perché si votano gli amici degli amici, perché si fanno favori per avere voti, perché non ci sono i controlli, perché c'è quel senso innato di onnipotenza del tanto nessuno mi fa nulla. Io nel mese di maggio avevo scoperto degli affidamenti diretti da parte di alcuni consiglieri, che era un reato gravissimo. Quella era solo la punta dell'iceberg. Quello a me ha dato il sentore che ci fosse qualcosa che non andasse nel comune di Pesaro. Per il semplice motivo che facendo tante piccole cose è molto più difficile scoprire, però se si segue il flusso dei soldi si arriva sempre a chi ha commesso il reato e chi è il colluso. Da qui in avanti cosa accadrà secondo lei? Allora, a mio parere Pesaro deve essere commissariata, perché questo è l'unico modo per dare verità e per avere verità, perché tanto si è dimostrato ed è, mi hanno servito su un piatto d'argento quello che io ho sempre detto: la destra e la sinistra vanno di pari passo, vanno d'accordo e vanno a braccetto, cane non mangia cane, si spartivano le poltrone e così hanno continuato. Quindi l'unico modo per mettere fine a tutto ciò è il commissariamento, e poi bisogna andare a verificare, controllare tutte le società partecipate che ci sono. La cura dei luoghi in cui sono sepolti i nostri cari è lo specchio di come l'amministrazione ha rispetto per la memoria della città e la storia dei suoi cittadini. Con questa premessa il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano, Francesco Panaroni, ha presentato un'interrogazione sui cimiteri sottolineando lo stato di incuria già segnalato nella precedente consigliatura e i disagi che si verificano dove sono presenti i padiglioni sotterranei. Poco o nulla è stato fatto in questi ultimi anni, ha detto Panaroni, che chiede a sindaco e giunta se hanno intenzione di trovare soluzioni idonee, in particolare dove ci sono le barriere architettoniche. Torniamo a parlare di Viale Dante Alighieri, perché ci sono delle novità importanti, tra queste l'avvio della riqualificazione dei parcheggi, l'automonte e la realizzazione di un marciapiede. Sentiamo. Oggi in conferenza stampa si è parlato nuovamente di Viale Dante Alighieri a Fano con il nuovo progetto di riqualificazione. Che cosa verrà fatto in questa occasione? Un grande lavoro degli uffici comunali hanno permesso di protocollare un importante progetto di riqualificazione di Viale Dante Alighieri. Di concerto con il tavolo economico e con i residenti dell'area abbiamo predisposto un progetto che mette in sicurezza tutto il lato monte di Viale Dante Alighieri, predisponendo un nuovo marciapiede, la possibilità di parcheggiare in linea sempre su una pavimentazione completamente drenante che verrà messa a nuovo, e chiaramente inalterata la pista ciclabile, non era così scontato poterla mantenere, e chiaramente la strada esistente. Vanno veramente ringraziati tutti i tecnici comunali che ci hanno lavorato, perché arrivare a un progetto esecutivo che ci permetterà di avere il massimo punteggio nel bando regionale non era per nulla scontato. Altresì importantissimo ribadire come questa amministrazione ha dato l'imprinting politico di preservare più parcheggi possibili prima di addivenire a un piano di parcheggi infrastrutturali della città. Quindi lungo questa linea abbiamo deciso di far coesistere la sicurezza dei pedoni con appunto il marciapiede prospiciente le case private, così la possibilità di parcheggiare su Viale Dante Alighieri, dando respiro sia ai cittadini che alle attività commerciali dell'area. Nello specifico, quali saranno gli interventi? Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di 14 nuovi posti auto. Avremo una banchina pedonale da 1,20 m, poi avremo 2,50 m di posto auto come da normativa, e poi questo tutto su pavimentazione nuova, e poi la pavimentazione di asfalto esistente che riesce a garantire comunque l'esistenza della pista ciclabile e della carreggiata. Domenica 29 settembre si eleggono i nuovi consiglieri provinciali, ma non il presidente della provincia, già eletto nel 2022 con mandato quadriennale. Urne aperte dalle ore 8 alle 20 nella sala Pierangeli a Pesaro e nella sottosezione di Urbino, allestita nella sede periferica del Collegio Raffaello. Come previsto dalla legge di riforma delle province, votano i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale e sono eleggibili i sindaci e i consiglieri dei comuni in carica alla data del 29 settembre 2024. Il Consiglio provinciale resterà in carica 2 anni. Cambiamo argomento. Nella prossima intervista all'assessore agli eventi del Comune Fanese sentiamo quali sono i dettagli, gli appuntamenti legati alla Festa del Mare in programma questo fine settimana.
Fano questo fine settimana c'è la Festa del Mare. Assessore, quali sono gli appuntamenti in programma dal 2 al 4 di agosto? La Festa del Mare inizia questa sera alle ore 21 con le iniziative dell'associazione Il Ridosso, che nella zona Monumenti dei Caduti del Mare ricorderà il 60° della sciagura dell'8 giugno e ricorderà i 40 anni della visita di Giovanni Paolo II a Fano. Poi la festa proseguirà domani sempre con le iniziative, diciamo, tradizionali caratteristiche, poi con la serata della Notte del Mare. Si apriranno gli stand gastronomici dalle ore 19 lungo la banchina, poi ci sarà musica nello scimitar, che sarà quindi adattato a un palco, e poi ci sarà l'intrattenimento ugualmente musicale, musica ad Arsena Borghese e al palco centrale del Lido, dove suoneranno i ragazzi di Porto Futuro. E domenica prosegue la Festa del Mare con la messa prevista la mattina, la deposizione della corona in memoria dei caduti del mare con l'uscita con le imbarcazioni e con i riconoscimenti ai lupi di mare, e poi proseguirà in serata con sempre la festa, che sarà preceduta dalla nuotata lunga e dallo spettacolo dei nostri pescatori delle vongolare a largo del Lido, e quindi poi la sera come dicevamo ugualmente intrattenimento musicale sia zona scimitar che palco centrale del Lido, e si chiuderà la Festa del Mare con lo spettacolo pirotecnico alle 23:30 in zona Sassonia. A Marotta, tra musica e divertimento, prosegue Marottanta, il festival dedicato agli anni 80. Cresce l'attesa per il concerto di Raff alla Molo Arena, in programma domani, sabato 3 agosto. Ha riscosso un grande successo di pubblico la terza serata del Festival Mar 80, dove si sono alternate sul palco di Piazza dell'Unificazione insieme agli Evolution 80 tre figure iconiche dei mitici anni 80, Tracy Spencer, Ivan Cattaneo e i Rockets. Una piazza aggremita, quella di Marotta, che ha cantato i loro successi in una grande serata all'insegna della musica e del divertimento. Sta andando alla grande il Festival degli anni 80, ormai uno degli eventi clou della nostra estate. Anche quest'anno abbiamo grandi artisti, figure iconiche degli anni 80, dei mitici anni 80, e quindi davvero ci fa molto piacere vedere tanta partecipazione, tante persone qui in Piazza dell'Unificazione, che ormai è diventata teatro di questi anni 80. Mar 80, un evento importante, è realizzato grazie al prezioso lavoro dei volontari della Proloco di Marotta. Praticamente è un lavoro di tanti mesi, come vedi ci sono tante persone che richiama un folto pubblico, e per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché dopo mesi e mesi di lavoro, perché vabbè, vai a contattare, vai a cercare, programmare quali sono gli artisti, quali possono essere, cercare di capire se poi possono fare, perché poi la location è importante, dobbiamo comunque fare un bel lavoro. E quello che riguarda la cosa molto importante è la sicurezza, quindi dobbiamo controllare i varchi, controllare le persone, controllare, insomma, è un lavoro veramente difficile. A noi ci divertiamo tantissimo, perché comunque stare insieme è molto bello, ma molto 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 faticoso. Dopo i primi tre appuntamenti con Generazione X, Cinema 80 e Mitici 80, il festival, organizzato in collaborazione con il comune di Mondolfo, prosegue con altre tre coinvolgenti serate come Disco 80 questa sera e domani sabato 3 agosto alle 21 alla Molo Arena di Marotta il Concerto 80, in cui Raff si esibirà con Self Control. Poi avremo il grande concerto alla Molo Arena con Raff. Quindi sono 40 anni della sua nota canzone Self Control, e quindi sarà un bellissimo evento alla Molo Arena, quindi al Molo di Marotta, e quindi non vediamo l'ora, e sarà bellissimo vedere tutte le persone cantare i suoi brani proprio sulla spiaggia del nostro lungomare. Serata conclusiva del festival domenica 4 agosto alle ore 21 in Piazza dell'Unificazione. La stagione estiva per il comune di Mondolfo però non termina qui, è ricco infatti il calendario delle iniziative. Abbiamo un calendario ricco di eventi sia culturali che turistici. Abbiamo terminato oggi con la rassegna letteraria, anche qui con grandi autori del panorama culturale italiano. Oltre 3.000 persone sono venute
alla nostra rassegna letteraria che quest'anno è alla terza edizione. Poi avremo il Festival della Fisarmonica dal 19 al 25 agosto tra Mantici, quindi la fisarmonica che è uno strumento popolare a cui è molto legato Mondolfo e quindi è uno strumento della tradizione, della marchigianità anche e non soltanto, ma anche di Mondolfo. E poi anche tanti altri eventi che ci sono stati nelle scorse settimane, dalla festa della tratta organizzata dall'associazione Malarupta. Avremo nelle prossime settimane il Marotta Acustica Festival organizzato dall'associazione MAF, gli eventi di estate in piazza, quelli della ludoteca Giocolandia qui in piazza dell'Unificazione, quindi ce n'è per tutti i gusti, il teatro in piazza a Mondolfo, quindi cerchiamo di dare sempre del nostro meglio assieme alle associazioni del territorio per accogliere al meglio i turisti che vengono ogni anno a visitarci. Lo sport, il calcio, il sindaco Luca Serfilippi ha presentato il consorzio Fano Sport, costituito da una cordata di imprenditori presieduta da Paolo Petrucci, che ha l'obiettivo di rilanciare lo sport fanese a partire dal Fano Calcio, per il quale è stata costituita una nuova società presieduta da Giovanni Mei, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Ed è proprio al Fano Calcio che è stato dato in concessione lo stadio Mancini, che passa così dalla Alma Juventus alla nuova società. Petrucci, una nuova avventura da imprenditore a manager per quanto riguarda lo sport, presidente del consorzio Fano Sport. Come ha preso questa decisione? Qual è la passione che lo muove? Mi piace perché c'è gente seria e con questo consorzio possiamo fare delle cose veramente fatte bene, perché gente seria del posto, tutti imprenditori, che poi spero che il numero si allarghi almeno a 30 persone e così possiamo sostenere bene il Fano Calcio, che adesso ha più bisogno di tutti. Verseremo tutti gli introiti nostri, l'80% al Fano Calcio provvisoriamente e il 20% allo sport di Fano, tutti gli sport. Chi ci presenterà un progetto lo valuteremo, se è una cosa che è interessante lo finanzieremo, vediamo quello che possiamo fare, insomma, ecco, diciamo quel 20% di distribuirlo un po' a tutti gli sport, specialmente gli sport minori e sport dove ci sono i ragazzini. Vediamo di distribuirli un po' a tutti, di fare una cosa bene per lo sport di Fano. Per quanto riguarda il calcio, si parte dal basso e dove si vuole arrivare? Purtroppo sì, ieri ho avuto un incontro con i tifosi, ho portato la foto del 2001 quando siamo saliti in C. Ho creato un po' di entusiasmo così, però sai, arrivare lì adesso ci vuole del tempo, però se siamo uniti come lo stanno dimostrando tutti, penso che ci si possa arrivare. Ci vorrà un po' di tempo, dipende dalla categoria che ci fanno partire. Se già partiamo in promozione, ma se fanno partire la terza categoria sarebbe un disastro, ci vogliono anni e anni, però speriamo che ci facciano partire dalla prima categoria. È che è possibile che il Fano Calcio incontri l'Alma Juventus? No, perché in eccellenza non ci fanno partire di sicuro, loro sono iscritti in eccellenza, se la fanno questa eccellenza, questo non lo so, vedremo. E noi massimo in promozione, il derby non ci sarà. È nato un nuovo consorzio che raduna 18 imprenditori, è un consorzio privato, quindi io ringrazio i 18 imprenditori che hanno deciso di investire per una nuova era dello sport della nostra città, che vede come presidente Paolo Petrucci, quindi 18 persone, 18 imprese che hanno deciso di investire sullo sport fanese e mi auguro che ce ne siano altrettante. Il consorzio ha deciso di investire, il primo grande investimento su una nuova società che è il Fano Calcio. Fano Calcio, diciamo, la situazione calcistica della nostra città ha sicuramente vissuto in questi anni grandi difficoltà, quindi io prendo atto del nuovo Fano Calcio e prendo atto anche il riconoscimento da parte di tutte le altre società sportive della città, che ringrazio, che riconoscono nel Fano Calcio, nella nuova società, la prima squadra della nostra città, e in base a questo oggi chiederò l'iscrizione secondo l'articolo 52,10 del NOIF alla federazione del nuovo Fano Calcio, quindi della nuova società sportiva a quale abbiamo affidato l'impianto, lo stadio Mancini, quindi l'impianto principale della nostra città per un anno. Quindi nasce una nuova era dello sport fanese, uno sport che voglio sano, per la quale l'amministrazione comunale si impegna a riqualificare tutti gli immobili
della città di Fano, quindi le strutture esistenti, e dovremo sicuramente programmarne di nuove, perché lo sport fanese nel suo complesso ha una grande carenza di impianti sportivi. Dallo sport alla musica, domani 3 agosto a partire dalle ore 21:15 si svolgerà il concerto del Corpo Bandistico di Cartoceto. L'esibizione musicale si terrà all'interno della Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani, lungo Corso Matteotti 97 a Fano. Durante la serata verranno eseguite colonne sonore di film, brani classici e moderni. L'evento rientra nella settima edizione della rassegna Domeniche al San Domenico, concerti vocali e strumentali, organizzata dalla Fondazione Carifano. L'ingresso è libero. A Vallefoglia, dal 5 al 9 agosto, si svolgerà la seconda edizione del Festival delle Commedie Dialettali. L'evento è stato presentato ieri in conferenza stampa dal sindaco Palmiro Chielli. Questo è un evento importante, si va a concludere oramai, diciamo, la festa dei quartieri, che è un altro evento importante, dopo la Notte Bianca, dopo Festa Global, eccetera, e poi questa è un po' nelle tradizioni, sono due compagnie dialettali di Vallefoglia, uno di Montecchio, uno di Bottega Morciola, Capone, quell'area dell'ex comune di Colbordolo, e poi tre compagnie di Urbino, Pesaro, insomma del territorio. Anzi, noi abbiamo realizzato anche un festival delle compagnie dialettali, anche il Teatro Branca a Sant'Angelo in Lizzola. Pensiamo di poter continuare dopo l'evento della prossima settimana, da lunedì a venerdì. Abbiamo realizzato un palco raddoppiato, messa a norma, eccetera, per tutti gli eventi, la piazza del municipio, che tiene tantissima gente. Pensiamo che le 4-5 mila persone che sono venute l'anno scorso, di averle anche quest'anno. E poi pensiamo anche al periodo invernale. Ieri sera abbiamo fatto un evento con i bambini davanti al teatro Giovanni Santi a Bottega. Pensiamo che nella programmazione, diciamo settembre, giugno, luglio prossimo, anche di realizzare, continuare a far ridere, a far divertire, a far stare in allegria le persone che vivono qui, e poi trovare anche questa mescolanza magari di dialetti, anche di tutti quelli che sono immigrati qua, che ormai parlano i dialetti come quelli che sono nati qui a Vallefoglia. Poi Vallefoglia, come si sa, è una città anche in crescita, abbiamo superato, seppur di pochi, 15.000 abitanti, mentre altri calano. Noi cresciamo con le nascite, cresciamo con le iniziative, cresciamo anche con gli eventi. Oggi la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato la campagna abbonamenti relativa alla nuova stagione sportiva. Sentiamo le parole del presidente Andrea Valli. Le linee guida sono quelle di riportare il maggior possibile numero di maggior possibile di tifosi appassionati al palazzetto, e quindi quelle iniziative che poi verranno presentate sono appunto indirizzate a questo scopo qui, di far arrivare più gente possibile al palazzetto. I prezzi sicuramente sono in linea con quelli dell'anno scorso, ma teniamo conto che comunque abbiamo molte partite in più, e sul discorso risalire sicuramente, diciamo, ormai lo sapete qual è il mio obiettivo, è risalire il prima possibile. Chiaramente forse il primo anno sarebbe un obiettivo raggiunto. Quindi molto contento, insomma, di questo. Nella campagna abbonamenti sicuramente abbiamo creato delle attività per poter incentivare anche le famiglie e anche i tifosi, per invogliarli soprattutto per abbonarsi subito anziché comprare i biglietti. Chiaramente abbiamo un'arena che tiene 10.000 persone, però vedrete che quelle che sono le iniziative fatte e poste in essere sicuramente renderanno molto più conveniente abbonarsi piuttosto che aspettare le singole partite, insomma. Poi siamo in A2 e quindi, no, i prezzi che sono commisurati a quello che è la Lega. Anche nella formazione della nostra squadra abbiamo puntato su giocatori di esperienza che conoscono bene la Lega 2 e che hanno anche nel loro passato fatto il salto dalla 2 alla 1, quindi questo ci permette di essere, come dicevo prima, ottimisti in questa rapida, no, risalita. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla presentazione estiva dell'itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro e Urbino. Termina qui il telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.